Il principio del mondo giunge spesso. Era il 18 marzo 1791, allorché Trahim B. fu bloccato, o non lo fu, dal suo carro contro il letto del fiume Broad. Da dietro un albero apparve il possidente folle Sofiovka N., da cui lo shtetl in seguito avrebbe preso nome sulle carte geografiche e nei censimenti mormonici. «Ho visto tutto quello che è successo», disse con tono isterico. «Sono stato testimone di tutto. Il carro stava andando troppo svelto per questa carrareccia. L'unica cosa peggiore che arrivare in ritardo alle tue nozze è arrivare in ritardo alle nozze della ragazza che avrebbe dovuto essere tua moglie. Ed un tratto si è ribaltato». Prologo al cominciamento di un molto rigido viaggio. Il mio nome per la legge è Alexander Pierchov, ma tutti i miei amici mi chiamano Alex, perché è una versione del nome più flaccida da pronunciare. Mia madre mi chiama Alexi Basta di Ammorbarmi, perché sempre la ammorbo. Se volete sapere perché sempre la ammorbo, è perché sempre sono in altri posti con amici, e seminando tanta moneta e eseguendo così tante cose che possono ammorbare mia madre. Mio padre mi chiamava Shapka per il cappello di pelliccia che calzavo in testa anche nei mesi d'estate. Poi ha smesso di dirmi così perché gli ho ordinato di smettere di dire così. Mi sembrava un nome bambinoso e io invece mi sono sempre pensato un uomo molto potente e inseminativo. Le imposte delle finestre dello shtetl stavano aprendosi al chiasso, essendo la curiosità l'unico bene comune a tutti i cittadini. L'incidente aveva avuto luogo nei pressi delle cascatelle, quel tratto di riva che segnava l'attuale divisione dello shtetl in due parti, il quarto ebraico e i tre quarti umani. E nel folto della discussione passò quasi inosservata la voce della giovane Anna quando fece capolino dietro il lembo sfrangiato dello scialle da preghiera di suo padre. «Vedo qualcosa». «Cosa?» chiese il padre zittendo tutti gli altri. «Cosa vedi?» «Laggiù», additando l'acqua schiumosa. In mezzo alla corda e alle piume, attorniata da candele e fiammiferi fradici, gamberetti, pedine e nappe di seta che si inchinavano come meduse, c'era una neonata, ancora spalmata di muco, ancora rosea come l'interno di una prugna. «20 luglio 1997. Caro Jonathan, anelo che questa sia una bella lettera. Come sai, non sono di prima classe con l'inglese. Nel russo le mie idee sono spremute in maniera anormalmente bellissima, ma la mia lingua seconda non è altrettanto pregiata. Ho intrapreso a immettere le cose che tu mi hai consigliato e ho affaticato il lessico che tu mi hai regalato quando le mie parole sembravano troppo mignon o troppo poco adatte. Se non sei contento con quello che ho eseguito, ti comando di rimandarmelo. Io ci do dentro a sgobbare finché sei tranquillo. Devo bussarmi il petto per quello che ti è successo sul treno. Io so quanto era determinante la scatola per te, per noi due, e che i suoi ingredienti non si potevano scambiare. Rubare è disdicevole, ma capita molto ripetutamente alle persone sul treno dall'Ucraina. Dato che tu non hai sulla punta del dito il nome della guardia che ha rubato la scatola, sarà impossibile ritrovarla, e allora devi confessare che è perduta per sempre. Ma per favore non fare che la tua esperienza in Ucraina offenda l'idea che hai dell'Ucraina, che deve essere totalmente terribile, come repubblica ex sovietica. Questa per me è l'occasione di emanarti un grazie per essere stato così stoico e sopportante con me nel viaggio insieme a noi. Forse facevi conto su un traduttore con più valetudine, ma sono sicuro di avere fatto un buon mediocre lavoro. Devo bussarmi il petto di non aver trovato Augustina, ma tu capisci quanto era un lavoro difficile. Forse se avevamo più giorni lo scoprivamo. Potevamo scrutinare i sei villaggi e interrogare molta gente, potevamo sollevare tutti i sassi, ma abbiamo pronunciato queste cose già tante volte.
Well, it's been a long time. You know, I wrote the book. È passato tanto tempo. Io ho scritto il libro 17 o 18 anni fa, che vuol dire metà della mia vita. 17, 18 years ago I wrote it. So it was half my life ago. But it's the story of. È la storia di un giovane uomo americano che va nell'Europa dell'Est per cercare di trovare una donna che salvò suo nonno durante la Seconda Guerra Mondiale. E questa storia è intrecciata ad un'altra storia, immaginaria, dei luoghi che il protagonista attraversa. Perché fai tutto questo? Forse perché ho paura di dimenticare. Well, sometimes I'm afraid of not losing the past. There are plenty of things that I would be. A volte io ho paura di non perdere il passato. È pieno di cose che mi avrebbe fatto piacere non fossero accadute. Ma penso che ogni uomo, che sia ebreo o no, giovane o meno, sia tenuto ad abbracciare i suoi ricordi. The weight of memory, the things that we want to hold on to, either out of a sense of obligation or responsibility. Per la responsabilità di ricordare e perché il passato fa parte di noi oggi e anche perché questo ci aiuta ad andare oltre. To find a way to move forward from. So, e così la scrittura per me è un modo di commemorare. Commemorating. And sort of interesting thing about novels is that you don't commemorate. Un romanzo però non lo fa come lo fa il giornalismo, attenendosi solo ai fatti, ma attraverso l'esperienza dei fatti. Papà mi informa che stai scrivendo un libro su questo viaggio. Tu sei uno scrittore? Sono più un collezionista, in realtà. Beh, non sono più sicuro di sapere la differenza tra uno scrittore e un collezionista. Forse quando ero più giovane facevo differenza tra le due cose. In realtà nessuno scrittore può rimettere le cose a posto. Nessuno può farlo. Uno scrittore può solo riordinare i suoi ricordi, le cose delle quali abbiamo fatto esperienza, a volte in modo originale, a volte, per esempio, si scrive di un sogno o di un volto che non vedremo mai nella vita reale. Ma i sogni possono essere piuttosto interessanti. Nei sogni voli, nei sogni vai a scuola nudo, incontri gente con le corna, eccetera. Ed è lo stesso nei romanzi. And it's the same in fiction writing, that, or at least for me, per me è come mettere insieme, incollare cose ed esperienze della mia vita, ma questo collage può assumere forme sempre diverse. Well, certainly when I went, I mean that did happen to me. Sì, andai effettivamente in Ucraina, ma fu un viaggio molto diverso dalla storia del libro. Non c'era Alex, né il nonno, né il cane. Però sì, incontrai una certa resistenza al vegetarianesimo. Era un mondo molto diverso dal mio, ed erano anche gli anni 90, che sono diversi da oggi, da come oggi la gente pensa al cibo. È uno di quei cambiamenti culturali di fondo, come quello sui diritti civili, sulla percezione dell'omosessualità o sull'uso delle tecnologie. Nel libro è divertente leggere come le persone in Ucraina non capissero proprio cosa volesse dire essere vegetariani. Inability to understand why anybody would ever want to eat that way. Bistecca? No. Pollo? No. E neanche la salsiccia? No. No, niente salsiccia, non mangio carne. I was very surprised. The book was rejected by. Fui molto sorpreso. Il libro era stato rifiutato da 10 o 12 agenti letterari. Fu rifiutato da tutti gli editori di New York. Poi il mio agente si ammalò e dovetti trovarne un altro, una donna. E con lei arrivò il successo. Ma il libro era sempre lo stesso, parola per parola. E dunque imparai subito una lezione, che il mercato letterario è assai volubile. E che la tua idea di successo non la puoi collocare lì nel mercato, ma nel tuo personale orgoglio per il lavoro che fai, nel tuo sentimento di esserti espresso in modo preciso e potente. Allora, semplicemente, quel libro esprimeva chi io ero. Era l'espressione fisica del mio io, della mia sensibilità a quel tempo. Sono fiero di quel libro, gli voglio bene, ma oggi non lo scriverei più così. Non perché sia sbagliato, ma perché sono cambiato, sono una persona diversa. Svuciamo
A Lutsk ti ho comperato dei libri, le disse Yankel chiudendo la porta a prima sera, chiudendo fuori il resto del mondo. Non possiamo permetterceli, ribatté lei afferrando la borsa pesante. Domani dovrò restituirli. Non possiamo permetterci neanche di non averli. Qual è la cosa che possiamo permetterci di meno? Averli o non averli? A mio parere, perdiamo in ogni caso. Meglio perdere con i libri. I think books are a necessary part of the kind of world that we want to live in. I libri sono una parte necessaria del mondo in cui vogliamo vivere. Un mondo in cui la gente non è chiusa nelle proprie esperienze, nelle proprie idee, ma vive in empatia con l'esperienza altrui. È una cosa particolarmente spaventosa di questi tempi, con i movimenti di ritorno ai nazionalismi, che sono l'esatta antitesi dell'empatia, del capirci l'un l'altro. Invece costruiamo barriere e muri per proteggerci contro gli altri. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, start wearing purple, wearing purple.